Aspetta. Questa pianta è originaria dell'Africa, va tenuta in una zona molto luminosa, possibilmente vicino alla finestra, ma qui è molto luminoso perché ci sono delle finestre giganti e ha bisogno di molta aria, possibilmente va vicino alla finestra, ma va mai sotto i 10 gradi, va innaffiata poco, spesso, e quindi insomma, è un po' delicata, però è originaria dell'Asia questa pianta, mi sembra di aver letto. Il cocco, questo sarà originario dell'Africa, non lo so, boh. Questa è la rosa, la classica rosa rossa, quella di Massimo Ranieri, no? Rose rosse per te. Ho comprato stasera. La clivia. Queste clivie qua non mi fanno i fiori. Invece ce n'è una che era di mia madre, non l'ho toccata quella. Madonna che fiori che fa, meravigliosi. Questa è una pianta di basilico. Che la vedo un po' giù, bisogna metterci un po' d'acqua. Il basilico non ha bisogno di tanta acqua perché è pericoloso. Quest'altra pianta non me lo ricordo come si chiama. Bisogna che mi dà qualche consiglio. Le piante di Tere a cui io sono iscritto e ogni tanto la guardo perché mi piacciono le piante. Vedete? Mentre qui in alto c'è una collezione di libri che è la Divina Commedia. Alfa Romeo, Jules Verne, ogni tanto leggo qualcosa. Antonio Spinoza, Mussolini, Trilussa, le poesie di Trilussa che piacciono molto, a me c'è sta collana, Uomini e bestie, Uomini e bestie. Vedete qui, ho sistemato questa pianta del fiore di cera, è una pianta rampicante, con un bastone di quelli che ho tagliato sopra. Ve lo ricordate? Le betulle. È simpatico perché è così, è colorato. Non è. E poi è tutto così. Sembra quello di Gandalf, del Signore degli Anelli. E questo è il nostro angolino delle piante. Vedete, qui c'è un cocco, poi una rosa che ho acquistato al Lidl. Qui ci sono le clivie. Vedete quanto sono belle? Questa qui è la famosa pianta, come si chiama questa qui? Questa pianta, la stella di Natale. E questo angoletto che era il nostro camino, non accendiamo quasi mai e lo usiamo come angolo per i fiori. Vi è piaciuto? Ah, queste sono, prima che mi dimentico, queste sono delle spighe di grano che abbiamo pensato, abbiamo preso a Castelluccio di Norcia l'anno scorso. Siamo stati lì e c'erano i campi di grano. Maturi, vedete, non le ho toccate, guardate, sono belle. Questo è un maso che abbiamo preso a Castelli, provincia di Teramo, mi sembra, giusto? Vorrei dire stupidaggine. Ecco qua, questo è l'angoletto dei fiori, l'angolo dei fiori. In quest'angolo destro della sala, vicino alla finestra, ci sono le orchidee che fanno il bagnetto. Voi sapete che le orchidee hanno bisogno del bagnetto, no? Come noi umani, come tutti, come gli animali. Hanno bisogno di un bagnetto ogni tanto, periodico. Questo invece è un ficus elastica, è un albero, detto anche albero della gomma. E mentre qui c'è uno spatifillo, che è una pianta tropicale. Lo chiamano anche giglio della pace. La signora della pianta di Tere mi commenterà su questo video e mi darà dei consigli, speriamo, sulle mie piante, perché ogni tanto me ne se ne secca una, non sono molto bravo. Qui ci sono altre piantine, ma manco lo so come si chiamano. E vabbè, ok, allora. Mentre qui sopra la mensola del camino. Vediamo un esemplare di Dracaena sanderiana. Noi l'abbiamo comprata all'IKEA. Mi ricordo che l'abbiamo pagata 2 euro circa, 2,50, non lo so. Questo qui è detto anche bambù della fortuna o lucky bambù. Pare che sia originario dell'America e dell'Africa occidentale, Camerun, eccetera. Non lo so se questo è stato portato in America al tempo della tratta degli schiavi, non lo so. Qui sulla sinistra un bellissimo esemplare di Magneti Marelli, uno spettacolo, funziona ancora. Questo
quello con le valvole. E questo invece è una bottiglia di vino di Ristorante La Perla a San Gabriele della Dolorata, provincia di Teramo. Andate a mangiare al Ristorante La Perla, si mangia tutto oca, papere, tutto cacciagione, queste cose qui. Fatte in tutte le salse, sugo di papera. È buono, a chi piace, rimane un po' dolce. Mia moglie venne con me una volta, non gli piaceva, dice: dolce questo sugo, è dolce, ma è chiaro che la carne di pollo, di tutti questi animali piumosi, dei piumati, è dolce. È dolce pure quella del coniglio, chiaro, no? Ok, allora, ciao, al prossimo video.